quel fiocco di neve che ti ha appena sfiorato, c'è tutto un mondo che ti verrà svelato. Lassù in cima alle montagne, fra i picchi di Punta Bo, vivono i piccoli non so chi della città di chi non so. Se chiedi ai non so chi, di certo ti diranno: Natale a chi non so si aspetta tutto l'anno. Mamma, dobbiamo sbrigarci! Il Natale si arriva! Cindy, arrivo, non mettermi fretta. Vedrai che quest'anno avremo la casa più bella e luminosa di tutta chi non so, te lo prometto. Sì, tesoro, organizzeremo una bellissima festa, non ti devi preoccupare. Ehi, Stella, guarda, c'è una porta. Già, c'è un cartello che dice Casa degli Grinch, state alla larga. Wow, che bello, lo abbiamo trovato? Allora esiste davvero? Chissà come sarà fatto, dicono che sia spaventosamente brutto. Spero che sia peloso, puzzolente. Proviamo a chiamarlo. Signor Grinch! Signor Grinch! Andate via! Brutte monelle, andate via! Nella montagna di Punta Bo c'è una discarica, sì, però non serve solo per raccogliere rifiuti. Se tu guardi per pochi minuti, ti accorgi che è una casa quella lì. Ci vive il Grinch, eccolo lì. Signor Sindaco, dobbiamo fare qualcosa per il Grinch. Chi è? Chi è? E cara Cindy, sei piccola ancora per capire certe cose. Ma io lo conosco bene, il Grinch. Eravamo a scuola insieme con il tuo, io, lui, tua madre. Sappiamo chi è sempre così grincioso. Mi ricordo una volta, qualche giorno prima di Natale. Mangia cosa diversa e che sembra un po' differente non significa che sia sbagliato. Il Grinch è cattivo. Beh, certo, buono non è. E poi odio il Natale, quindi non va bene. Grazie, signor Grinch, mi hai liberato. Adesso non sei cattivo, come dicono tutti. Io, buono? Guarda, piccolina, che non ti ho aiutato. È solo che mi serviva questa carta che era sotto la tua scarpa. Perché, beh, ho fame. E tu, piccolina mocciosa, vattene, hai capito? Oggi a Natale tutti dovrebbero essere felici, ma è successo qualcosa ai nostri amici. Ma dov'è l'albero di Natale? Sindaco, cosa è successo? Oh mio Dio, il Grinch ha rubato il Natale. Che indimenticabile Natale quest'anno a chi non so. Finalmente, in non so chi, io lo so, un caro amico hanno ritrovato e in quel fiocco di neve che vi aveva sfiorato c'è il mondo magico che vi ho appena raccontato. Ci abbiamo provato. Molti di noi erano ammalati. Alcuni erano impegnati. Ma ci siamo divertiti tanto. Ero solo un modo per augurarvi buon Natale. Quindi tutti.